Salvo Nunez, Arte Matera, siamo qui proprio nei Sassi, nella parte più antica, una bellissima galleria, proprio nel core antico di questa città meravigliosa. Questa città straordinaria, già patrimonio dell'UNESCO e dell'umanità naturalmente. Si apre Arte Matera quindi con degli artisti straordinari e talentuosi, perché adesso andremo a vedere le varie forme di arte che abbiamo qui in mostra. Partiamo da Federica Nobili. Quando metto una gran mano e soprattutto ci fa vedere la natura, la primavera, i suoi colori e a volte anche l'autunno. Federica è di Bologna e attraverso la passione per il disegno e la pittura ci spinge all'infanzia, in questo modo spontaneo e naturale di dipingere, ci porta nei suoi sogni. Enrico Fraschetti, un'opera straordinaria, un omaggio, la ragazza naturalmente si vede e raffigura un insieme di marmi assemblati, è un omaggio a Vermeer. Con l'orecchino di Agate, straordinario, bellissimo. Passando a Narcisi Caporale di Torino, ci porta nei suoi viaggi, dal Marocco all'Asia, all'Africa, insomma un artista con molta, molta fantasia. La ballerina di Lucia Rotondi, che conosciamo bene, una speranza alla ripresa, direi, delle didattiche, della ginnastica in un periodo così di clausura. Ormai arriva la primavera, anzi, tra un po', tra due giorni, evviva! Straordinario Siregni, monzese, con Lights of the Soul, quadro meraviglioso, particolare. E poi un omaggio straordinario, dolcissimo, di questa ragazza che dorme in questa natura. Guardate con quanto dettaglio e minuziosità è riuscita a far realizzare il suo soggetto, la fotografia che viene in mente, bellissimo davvero. Deborah Caruzzi Caruso ha potuto diventare nell'acquarello un'arte nobile, è sempre stata un po' sottomisurata, invece lei con la sua grazia riesce a renderlo più grande, più bello, più nobile. Siamo Emilia Sulera, un'artista rumena che con la magia del fiore, un quadro semplice e piccino, però pieno di energia e di grazia. E la forza di Antonio Famato, per un quadro di Valdagno, in provincia di Vicenza, due opere diverse tra loro, ma con un unico denominatore, la sua energia. Lo scultore pluripremiato, già visto al Digicom, Francesco Fazio, opera significativa, Maria Petrucci, straordinaria artista ottantenne che scolpisce a mano ogni cosa, con le sue mani forti riesce a dare emozioni attraverso il legno. Silvana Massoli, un'amica bolognese, un quadro particolare, già dal titolo PS11, l'11 ritorna, e questo è molto originale di Claudio Detto, un talentuoso artista milanese, bellissima quest'opera che raffigura un po' il viaggio nel tempo, il cosmo, lo spazio. Già stata premiata al concorso Margherita Hack. Anna Parita Micheli, con i cuori da cucire, dà un messaggio importante e forte, quello delle donne, quanto significativo. Elena Corrano, Cili senza tempo, ecco di Piacenza, vicino a Milano, e tutto questo dorato, questo blu, sono di buon auspicio. Luisa Zinna, New World Rigenerazione, è siciliana di Catania e fa un collage di varie cose, forte, divertente. Giulia Cuculin, straordinaria, con le sue Madonne, dall'aiuta a vari materiali assembla di Udine e lavora con ragione e passione l'arte, perché per lei è di fondamentale importanza, che si vede. Ed ora c'è un quadro, non dire poco speciale, di Carla Patella, Ti regalerò una rosa, con uno sguardo, una sensualità e dei colori che emozionano. Io la chiamerei Primavera, perché è talmente bello e affascinante, è un artista bolognese dove si vede che la passione per l'arte per lei è proprio il motivo di ogni giornata. Zittisco. Francesca Fiore, eccola qui. Francesca Fiore è qui, locale di Valgianello, e con questa barca è l'abrigo Vescucci, in Oratea,
farlo un bel omaggio anche al viaggio, alla speranza che si riprenda. Sigrid Plattner, l'amica, la tua tesina, fa il bacio. Un bacio con un messaggio. La speranza invece del mare, che torneremo al mare probabilmente presto, senza ombra di dubbio. Un quadro bello, semplice ed elegante. Passiamo a Demet Iltas, ecco, a turca, ma vive a Roma da tanti anni e fa una Venezia in metamorfosi. È particolare perché ha dell'acquerello, è un originale, un elaborato, un quadro elaborato su stampa. È particolare, una Venezia con una nuova visione. E poi la forte Monica Ferrari, che ci rappresenta il mare in tutte le sue forme, rappresentando il bimbo, il figlio, tutte queste onde, i ricordi, e sua madre, una brava, bravissima ritrattista, e di Senzano di Garda, e con queste onde, con la danza. Il suo obiettivo è sempre stato quello di lavorare facendo arte, dipingendo, perché si vede che c'era nel cuore quando era ragazza. Un'opera bella, particolare, e direi soprattutto originale, e si potrebbe mettere in un bel soggiorno, o perché no, anche in un bel albergo. È un arazzo particolare di Lina Zerere, amica, artista e gallerista di Vicenza, che con queste onde a me personalmente ricorda un po' il mare, quindi il mare, la vacanza, la libertà, credo che sia un tributo a questi momenti. La donna orientale, molto originale, di Patrizia Rabbido, un artista talentuoso che vive a Catania, siciliano, ed un bel ritratto con delle aggiunte forte. Lo straordinario fotografo Gino Sambucco, che vede le montagne attraverso le sue visioni e a volte le fa diventare dei volti. Bellissime montagne del Bellunese, dove è una zona che frequenta molto, lui è friulano, e in questo caso qui, andando giù qua, vediamo dei volti, il naso, la bocca, il mento. Questo ad esempio somiglia molto, dice il mitico Sambucco, a Berlusconi. Guardate questa montagna che è stata girata praticamente e attraverso rappresenta dei volti. I ricordi rarefatti di un passato sfocato invece Balgarno Trenzi, è un romano, e riesce a fare questi sondaggi di varie opere sue che rappresentano un racconto, secondo me. Ha una visione tutta sua. E sopra avete Fiammetta Bellati, che ha fatto proprio un testo lungo tutto il tragitto, guardate, sembra una strada toscana. È un'opera particolare, quello di De Francesco, che sovrappone questi vetri stampati con le immagini, è molto originale, molto forte, un'opera particolare, diciamo unica nel suo genere, se vogliamo aggiungere proprio. E siamo ora a Giuseppe Pasqualetto, questo artista straordinario che vive in provincia di Venezia, che riesce a trasportare la forte sua empatia emozionale attraverso la matita che mette su carta. Questo è un quadro che avevo fatto per la giornata, si apre il 19 oggi, venerdì 19 marzo, la festa del papà, e quindi fa un omaggio di tre generazioni al confronto.